Mario Clerici, presidente del Parco Pineta, si riprende l'attività dopo un anno e mezzo di stop per gli eventi. Sì, siamo al Centro Didattico Scientifico, Osservatorio Astronomico di Tradate. È stato un periodo che ha cambiato molte abitudini per tanti, per tutti noi. Uno degli obiettivi del parco è ovviamente quello di promuovere e valorizzare il territorio. Per cui si riprende nei prossimi giorni, qualcosa è già ripreso, le attività di promozione con una serie di eventi e di iniziative. Quali sono i prossimi eventi in programma? Oh, sai che mi prendi impreparato? Chiedilo a lei. A lei chi? Ma ad Alexa. Alexa, apri Parco Pineta. Benvenuto al Parco Pineta. Posso dare informazioni relative alle attività e alla sentieristica del parco e alla flora e fauna presente? Fammi delle domande precise e cercherò di Alexa, rispondere. quali sono i prossimi eventi? Il prossimo evento in programma è Webinar Erbe Natura da Mangiare. Inizio alle ore 21. Vuoi chiedermi altro? Alexa, stop! Arrivederci. È un piacere essere di aiuto. Capisci che per un parco diventa fondamentale raggiungere i propri cittadini, raggiungere i propri fruitori. Secondo noi l'utilizzo di nuove tecnologie, da un lato il sito che è stato rivisto, che piano piano stiamo implementando, dall'altro Alexa, dall'altro abbiamo anche un chatbot che per una certa parte è in grado di rispondere alle esigenze dei cittadini, sono secondo noi strumenti indispensabili per vivere al meglio il futuro che ci aspetta. Quali sono le novità del nuovo sito? Un sito tutto nuovo che parte dal presupposto che il Parco Pineta è uscito dai propri confini nei mesi scorsi, negli anni scorsi, e adesso abbraccia l'intera Valle dell'Olona. Per cui al Parco Pineta sono stati affidati in gestione anche i parchi locali di interesse sovracomunale. Per cui un sito che descrive, che cerca di valorizzare e di promuovere un territorio sempre più vasto. Nel sito ci sono notizie, ci sono informazioni, ci sono i sentieri che possono essere utilizzati e ovviamente gli eventi che il parco promuove.